Squadra vincente non si cambia. Amici di Safe Drive, benvenuti alla prima puntata della quarta stagione di Cara Influencer per un giorno. Io sono Elena Giaveri e come sapete sono una Cara Influencer. Anche durante questa stagione andremo a provare 10 auto insieme ad alcuni appassionati veri come me e scopriremo insieme quali sono le loro opinioni. Se vi dico sicurezza, a quale brand di auto pensate? Ovviamente Volvo. Oggi infatti andremo a provare il modello di punta del marchio perché è il più venduto in Italia. Oltretutto nel 2018 è stato eletto auto dell'anno ed è anche stata la base proprio della gamma elettrica del marchio. Oggi però andremo a provarla in una versione completamente nuova, quindi un'anima molto più evoluta e intelligente perché 100% elettrica. Sto parlando della Volvo XC40 Recharge nella versione single motor allestimento Ultimate e a farlo insieme a me c'è Mattia Pozzessere, andiamo a conoscerlo. Ciao Mattia, benvenuto a Cara Influencer per un giorno. Ciao Elena. Allora Mattia, raccontaci qualcosina di te, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai di bello nella vita? Io sono Mattia, ho 33 anni, abito a Pantigliate, ho due figli e lavoro per un'azienda chimica. Molto bene, so anche che sei un grande appassionato di auto. Sì, la mia passione per le auto nasce fin da bambino, mio padre le riparava, io le guardavo. Quindi oggi scommetto che andremo particolarmente d'accordo. Partiamo quindi con l'analizzare gli esterni di questa Volvo XC40 Recharge. Cosa mi puoi dire a livello complessivo? Esteticamente non cambia molto dalla versione termica. E questo modello in particolare ha i fanali full LED a forma di martello di Thor, come lo definisce la casa madre. Anteriormente invece abbiamo una griglia che può sembrare uguale a quella del motore termico, in realtà non ha fori per la reazione perché non avendo il motore non necessita di reazione. La lunghezza è sempre uguale, quindi 4,44 m per una larghezza di 1,86 m e un'altezza di 1,65 m. A livello di design complessivo quindi risulta molto compatto, elegante, ma al tempo stesso anche essenziale. E posso dire anche che non ha necessità proprio di ostentare i muscoli, è un'auto armoniosa. Decisamente armoniosa, una linea bella compatta. Bel baule perché comunque ha una capienza da 405 litri che arrivano fino a 1281 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Adesso te lo faccio vedere, ma soprattutto poi vi voglio far vedere la chicca. Ha un baule anche all'anteriore, lo sapevi? Questo è veramente, secondo me, super utile, super funzionale. Bel baule. E visto che lo spazio non è mai abbastanza, soprattutto per noi donne, ta-da! Il bauletto anteriore. Super comodo, cioè veramente. Per voi donne l'ideale è una macchina del genere. Vero. A questo punto non ci resta che andare a provarla, Mattia. Guido io. Oh. No, no, guido io. Ma è la prima stagione, la prima puntata. Dai, dammi le chiavi, Elena. Niente, non è cambiato niente. 4 anni, niente, non cambia mai niente. Allora, Mattia, che te ne pari degli interni di questa Volvo XC40 Recharge? Gli interni devo dire che mi piacciono molto. I materiali sono di qualità, il volante riscaldato, i sedili riscaldati. E per queste giornate fredde di Milano è l'ideale, secondo me. Verissimo, assolutamente l'ideale. Per quanto riguarda appunto questo abitacolo, posso dire che rispecchia proprio lo stile scandinavo, un ambiente essenziale, minimalista ma comunque molto curato, anche i materiali sono davvero morbidi al tatto. Ricordiamo che comunque questa non è pelle perché Volvo ha abolito la pelle oramai da tantissimo tempo, perché sappiamo che valore cardine proprio del brand è la sostenibilità. Veniamo invece alla parte di infotainment. Per quanto riguarda l'infotainment, abbiamo un grosso schermo centrale all'interno del quale c'è un sistema multimediale che è basato su Android e ha anche l'assistente di Google, quindi è molto utile questa cosa perché comunque consente di non distrarsi quando si è al volante e poterlo utilizzare anche vocalmente. C'è poi anche l'app di Volvo Cars dalla quale puoi gestire tutta una serie di funzionalità davvero molto utili, come il riscaldamento, il raffreddamento, puoi fare tutto da remoto, anche la pulizia dell'abitacolo, dell'aria, ho visto.
C'è anche una funzione, non so se l'hai vista prima, ha una funzione che ti dice della qualità dell'aria, sì che l'abbiamo vista prima. L'abbiamo vista prima, ti dice la qualità dell'aria interna ed esterna alla vettura. Questa è una bella particolarità e si percepisce quanto Volvo tenga comunque a questo aspetto. Comoda, sicura, un'accelerazione davvero fluida e anche brillante, perché comunque ricordiamo alcuni dati relativi a quest'auto, ovvero abbiamo 238 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 7.4 secondi, velocità limitata a 180 km orari come su tutte le Volvo, e ricordiamo poi che questa versione single motor è particolarmente scattante perché il motore elettrico è posizionato sulle ruote posteriori, quindi trazione posteriore, maggiore stabilità e molta più agilità anche in questo caso. Certo. Ma in tutto ciò, Mattia, raccontami qualcosina di te. Io mi chiamo Mattia e abito a Pantigliate. La mia passione per i motori è nata quando ero piccolo. Mio padre mi portava sempre in giro con la sua Vespa. Uh-huh. Ero sempre sul sedile dietro, ovviamente. Un bel giorno decide di insegnarmi a guidare e da quel momento basta, la mia passione è scoppiata definitivamente e adesso mi piacciono le auto. Ah, ecco, sei passato dalle due ruote alle quattro. Certo. Allora Mattia, ti è piaciuta questa Volvo XC40 Recharge? Bellissima, è ideale per la città ed è molto comoda, silenziosa. E poi si è rivelata anche molto parsimoniosa a livello di consumi, perché adesso siamo arrivati alla power stop di Porta Nuova, ma in realtà non abbiamo assolutamente bisogno di ricaricare. Come sempre, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero noi abbiamo provato la XC40 Recharge nella versione single motor, ma è disponibile anche nella versione twin, quindi con doppio motore. A livello di allestimento invece noi abbiamo provato Ultimate, quindi il top di gamma, ma chiaramente ci sono anche delle versioni più base e il prezzo parte proprio per queste versioni più base da circa 52.000 euro, mentre ce ne vogliono circa 9.000 euro in più per una versione top come la nostra. Mattia, è stato un grandissimo piacere averti avuto in questa puntata. Bene, e noi ci rivediamo con la prossima puntata di Car Influencer per un giorno.